A Bologna si inaugura il progetto Pollicino, un'iniziativa promossa dal Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, patrocinata dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Commissione europea. In cosa consiste? Scopriamolo. Come riportato da Bologna Today, la città emiliana sarà la prima a veder condotta tale sperimentazione. Si tratta della prima fase di raccolta dei dati della durata di 4-6 settimane in cui tutti i cittadini di Bologna maggiori di 16 anni vi possono partecipare. Il sindaco Matteo Lepore si è così espresso in merito. Per trasformare la mobilità della città in senso sostenibile, la collaborazione dei cittadini è un elemento fondamentale. Per migliorare la qualità dei servizi e progettarne di nuovi, più vicini al modo di muoversi delle persone, è necessario conoscerne le abitudini. Per questo, la possibilità di condividerle in modo del tutto anonimo può consentire di avere una base di dati sulla quale progettare. Il progetto Pollicino Continua rappresenta da questo punto di vista un'opportunità per Bologna e ringraziamo dunque i cittadini che aderiranno. Per partecipare è necessario scaricare l'app Io Pollicino e acconsentire alla geolocalizzazione dello smartphone. A questo punto bisogna tenere operativa l'app per 7 giorni affinché essa registri in maniera anonima tutti gli spostamenti quotidiani e dedicare qualche minuto al giorno per controllare e validare i dati. Dopo 7 giorni di indagine completati con successo, il proprio contributo al progetto Pollicino potrà dirsi concluso. A questo punto sarà possibile ricevere i premi offerti dai partner del progetto che ne sostengono le finalità. Tra le ricompense offerte figurano minuti gratuiti di car sharing e bike sharing, abbonamenti annuali al trasporto pubblico, esperienze sportive, abbonamenti mensili al parcheggio, nonché sconti per beni alimentari e culturali. Insomma, il solito scambio dati personali, premi. Terminata la prima fase di raccolta dati, inizierà la fase di analisi che condurrà alla pubblicazione di un rapporto con i risultati del progetto e all'organizzazione di un evento pubblico aperto a tutti i cittadini bolognesi previsto per fine 2022. Il progetto rappresenta un'iniziativa di citizen science, vale a dire la raccolta di dati relativi a un fenomeno di rilevanza collettiva da parte del pubblico stesso che partecipa a un progetto collaborativo. L'ironia è che nella citizen science, che dovrebbe favorire un processo di costruzione della conoscenza, il pubblico devolve il proprio lavoro, ma soprattutto i propri dati sensibili, a entità online private che li assimilano come big data. Tale meccanismo ci è familiare ed è già stato reso possibile dalla politica discutibile del Green Pass, grazie al quale i nostri dati sono finiti nelle mani dell'Agenzia delle Entrate.